puntata in diretta, quindi vi ricordo 0432 573517 per intervenire, per dare una mano alla vostra Proloco preferita che è questa sera in studio, perché ci avviciniamo al secondo turno. Stiamo terminando la prima fase dove tutte le Proloco hanno partecipato e si sono messe in gioco, ritorneranno in gioco dal 17 febbraio, appunto il secondo turno. Rivedremo le Proloco che hanno vinto nella prima fase, si scontreranno, e adesso chiedo alla regia di proporre subito la grafica che fa riferimento ai concorrenti che rivedremo nel secondo turno a partire dal 16 febbraio. Tra poco la vedremo a pieno schermo. Il 16 febbraio ritorneranno in gioco Fedis e Ragogna, il 23 febbraio Colloredo di Montalbano, Povoletto, il 2 marzo Castello di Strada, Monfalcone, il 9 marzo Premariaco, Blessano, e il 16 vedremo sicuramente Dignano e la vincente della puntata di questa sera tra Caneva e Butrio. Quindi un applauso alle due Proloco presenti in studio, vai! E faccio entrare i due capitani, ovvero Sabrina e Silvano, Sabrina Potocco e Luciano Borin. Eccolo qua, fate un applauso. Questi sono i capitani della serata, una donna per Butrio, un uomo per Caneva. Tra l'altro salutiamo per Butrio il presidente dell'Umpli regionale, dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia regionale, Walter Pezzarini, che di Butrio li ha, vi ha accompagnati, vi sostiene, ma lui insomma deve fare il tifo per tutte le Proloco di Lo Sapevo. Quindi un grazie, un saluto a Walter Pezzarini. E poi questa bellezza di Butrio che è Sabrina, una bella, davvero bella, avete fatto bene a sceglierla, che magari chi amano, c'ha tanti uomini, chissà in diretta per dare i punti a Butrio, vedremo. Credo. No. Una bella mora di Butrio, un bel signore da cane. Anche. Allora, pronti con il dado blu, perché la prima sfida appunto vi vede protagonisti per il dado blu, con il dado blu. Allora, voi lo lanciate, 1, 2, 3, via. Allora, Sabrina 2 e invece Luciano, vedi che è andata meglio adesso, perché prima noi abbiamo fatto le prove e ha vinto Butrio, invece in questo momento Cana. Quindi un applauso a Luciano Borin. Allora, sei sportivo Luciano? Discretamente. Discretamente. Sì. Allora io vorrei chiederti subito, perché hai la possibilità di vincere 9 punti, 5 più 4, il nome di un allenatore nato a San Canzian di Sonzo. Cappello. Sei sicuro? San Canzian di Sonzo. Come fa di nome Cappello? Fabio. Bravo, giusto, Fabio Cappello. Quindi 9 punti subito per Caneva, quindi era, la sapevi tu? Sì. La sapevi, quindi sei sportiva anche tu? No, però sì, cioè comunque. Allora, ti do la possibilità di lanciare il cubo colorato, così almeno sceglierai l'argomento. Mm-hmm. Il primo argomento del quiz, vai Sabrina. Che è giallo, musica. Bene. Andate subito a prendere la vostra postazione da capitano con un applauso, perché partiamo con la musica. E quindi adesso, io devo fare un grande saluto, un applauso a Claudio Romanzino, mi sono dimenticata di Claudia, però si è cambiato il look e non lo riconoscevo più questa sera. Claudio Romanzin! Vediamo se lo inquadriamo Claudio. Se riusciamo a inquadrare, che è sempre più piccolo. No. Allora, intanto sei una roba che sei arrabbiato che non tu mi hai presentato. No, ma adesso io ti bacio in diretta per scusarmi. No, no. Non puoi neanche alzarmi su e la via, perché hai di smettere la cintura e se mi hai su mi colli in bregoso. E allora mi dai questa. Dai. Bravo Claudio. No, davvero, volevo entrare subito nel gioco, vedere Sabrina e Luciano, però adesso vedere, perché l'altra volta ti sei lamentato che ti abbiamo chiesto gli straordinari. Boh, tu hai ragione. Ecco, vedi. Allora, andiamo subito con il primo quiz sulla musica. Quindi domanda numero 6. Vediamo chi è più pronto tra Sabrina e Luciano. 5 punti. Di che nazionalità sono gli Oasis, il gruppo musicale? Chi si prenota? Nessuno dei due. No, c'è qualche problema al pulsante, Pier? Attenzione, no, Caneva. Però dovremmo rifarla. Rifacciamo.
Allora, in che nazionalità sono gli Oasis? No, io la rifarei. Vi do io il via, perché altrimenti... Uno, due, tre, via! Ah, ok. Butrio. Okay. Allora... No. A questo punto, perché prima c'è stato un problema tecnico, non sono partiti i pulsanti. Adesso, a questo punto, se mi dà una mano la regia per capire cosa fare. Tiriamo i dadi. Tiriamo i dadi, dicono. Venite qui, così... Sabrina raccoglie. Facciamo... Oggi cambiamo tutto. Allora, vediamo chi vince la sfida dei dadi blu nuovamente. Okay. Luciano? Caneva, Caneva. Allora, Luciano mi risponde. Allora, di che nazionalità sono gli Oasis? Inglesi. Quindi la... È la B? È Luciano. La risposta è... Bravo, quindi 9 punti più 5 e siamo a 12 per Caneva e 0 ancora per Butrio. Ma Sabrina, non disperarti, perché c'è anche il domandone, quindi da Butrio scatenatevi, chiamatelo 0432 573517 per dare una mano in questo caso alla Proloco di Butrio, che è ancora a quota 0 punti. Poi con Claudio questa sera c'è un'altra particolarità, perché il gioco in friulano non vedrà solo parole in friulano ma anche... Anche parole in liventino, ovvero come si dice in Friuli, in Meneghel, cioè nella parlata di Veneta, della zona dell'Ivenza, perché Caneva, che un tempo storicamente era la porta del Friuli insieme a Prata e a Sicilia, al giorno d'oggi non parla più friulano e quindi per un discorso di equilibrio abbiamo inserito anche delle parole in liventino. Bene, siete pronti per il friulano? Voi sì, in liventino, dai! E invece siamo pronti con il dado virtuale. Siamo pronti con il dado virtuale che adesso lancerei. Sport! Allora, prima con il dado blu abbiamo capito che di sport siete sportivi, sia a Butrio che a Caneva. Ma vediamo se siete anche... Ah, adesso il dado virtuale parte, no, ma lanciamo lo sport! Vediamo se siete anche tifosi dell'Udinese o conoscete un po' la storia dell'Udinese Calcio, perché la domanda numero due riguarda un po' la storia della società. Vediamo se siamo pronti. In quale anno risale l'ultima retrocessione dell'Udinese? 5 punti in palio, il via con le prenotazioni. Vediamo chi si prenota stavolta per prima. Butrio, 93-94, 91-92, 2001-2002 o 1988-89, A, B, C, D? 93-94, la prima. La, la risposta è esatta, però attendiamo un po' per notare la risposta. Allora, 5 punti per Butrio, quindi dovremmo essere, allora, la situazione del punteggio vede 5 punti per Butrio e 13 per Caneva. Chiedo a Pierangelo Buttazione in regia che fa... i conti, oltre che naturalmente lancia a 14 Caneva, 14 Caneva e 5 Butrio, questa è la vostra situazione, lanciamo ancora un dado virtuale e poi nel secondo blocco saremo pronti con questo gioco in friulano barra liventino. Al via con il dado virtuale. Musica, ma questa volta vi facciamo sentire... un brano musicale. Cara Sabrina, canti tu a casa? Quando sono sola. Quando è sola, quindi si è messa, ha già messo le mani avanti, cioè in diretta, tu non canti. Invece Luciano? No, no, no. Neanche se raddoppia il punteggio? No? Stellutis alpinis. Stellutis alpinis. Beh, potremmo anche cantare Stellutis alpinis. Intanto vi faccio sentire i primi secondi di questo brano e voi mi dovete dire... qual è il titolo? Vai, Pier. Si prenota Butrio, La più bella cosa che... No. La più bella cosa di che? La più bella, cosa di Eros Ramazzotti. La teniamo buona, Pier? Sì, è più bella cosa di Eros Ramazzotti. Vediamo se è proprio quella. È quella? No, più bella cosa. Sì, è più bella cosa, sì.
Ma io volevo sentire il brano, Pier, ma forse non mi sente questa sera. Se lo canta Pier, in diretta. E questa è Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Quindi 10 punti per Butrio e quindi a questo punto è a 15 punti Butrio e 14 per Carreva. Però, prima di andare in pubblicità, Stelutis Alpinis, io la sentirei da Luciano. Calma, calma. No? Non fate, vi preparate in pubblicità tutti insieme? No, no, ben, tutti insieme. Se esatto. Cosa volevi, Sabrina? Volevi cantare tu? Assolutamente no. Allora, intanto la situazione vi vede. Voi a quota 15 e Caneva a 14. Perché 5? No, adesso erano 10 punti. Ecco, ok. 15 per Butrio, 14 per Caneva. Andiamo in pubblicità, vi preparate con il friulano e poi vediamo appunto come va la situazione, perché parleremo anche di Butrio e di Caneva. Ma se lanciassimo anche il domandone, diamo la possibilità ai nostri telespettatori di prenotarsi per dare una mano alle due proloco che sono presenti qui in studio. Vediamo se siamo pronti con il domandone di questo, con il primo domandone della serata. Non mi sentono questa sera dalla regia. Non mi sentono. Allora, vediamo qual è il domandone. Che è un po' forse difficile, chi lo sa, vedremo. A cosa fanno riferimento in questi due termini? Muglisano e Tergestino. Chiamatelo 0432 573517. Prenotatevi, telefonate qui. E date poi la possibilità di dare 15 punti a una delle proloco presenti qui in studio. Ci ritroviamo tra poco, lo sapevo, con l'applauso delle due proloco in studio. Tra poco. Lo sapevo, la decima puntata, Butrio e Caneva si sfidano questa sera, ma c'è il gioco in friulano, vedete che sono pronta con le buste, ma già un telespettatore, no, non c'è un telespettatore in linea, tra poco avremo anche un telespettatore che si è prenotato per dare una mano, chissà se chiamerà da Butrio, da Caneva o anche da altri posti, per dare la possibilità di dare appunto questi 15 punti in più. Vi ricordo che c'è anche lo Stressiamo in onda, cioè andiamo in onda anche in streaming, www.telefriuli.it per vederci da tutto il mondo. Avete qualche parente all'estero? Sì. Oh, la signora, sì, dia il microfono alla signora. Da dove, signora? Lei come si chiama? Il figlio da Beirut. Ah, ha detto che era qui in diretta? No, mi sono vergognata. In pubblicità. Come? No, no. Diciamo che è un po' timida la signora e non voleva farsi vedere. Qualche parente all'estero? No, però da Caneva voi ci guardate in streaming? Sì. Bene. Abbiamo una telefonata, vediamo da dove ci chiama e chi è il telespettatore. Pronto? Pronto. Con chi parliamo? Filippo Butrio. Filippo, ha detto? Sì. Filippo da Butrio. Però ha qualche amico a Caneva lei? No? No. Allora, ci vuole dare la risposta del domandone, che erano questi due termini, il sì. significato, e poi ci sarà Claudio Romanzin che ci dirà in particolare che cosa significano. Ce lo dica lei prima. Allora, sono due dialetti rispettivamente estinti, di Muggia e Trieste. Che è non è molto preciso, può darci dire qualcosina in più? Sono dei dialetti che fino alla fine dell'Ottocento si parlavano uno a Muggia, l'altro a Trieste, e adesso sono estinti. Sì, ma che tipi di dialetti? Veneti. Ciccia. No, non è esatto. No. Non è esatto. Quindi riprovate, Filippo, mi dispiace, ma non è così. Si è avvicinato. Io ma vorrei non è così. Lanciare un appello. Ah, vai, Claudio. Se telefono anche qualcuno che non è di Butrio, non è di Caneva, i 15 punti potrebbero essere dati anche al filologo. Sa mai che vinco io la serata. Va bene, chi lo sa. Grazie Filippo per aver chiamato, non è stato preciso, si è avvicinato, e quindi richiamate allo 0432 573517 per darci la risposta esatta, perché Claudio vuole giustamente la risposta esatta. Butrio, qual è la situazione tra Butrio e Caneva? Chiedo alla regia di proporre la grafica, così do la possibilità a chi è in difficoltà di scegliere Caneva. Scegliamo la 1 o la 2? La 1. La 1. Vai con la 1 e questa sera, come vi dicevo, abbiamo 10 parole, ma 7 in friulano e 3 in liventino.
Ecco, vediamo di non fare errori con la pronuncia, Claudio. Eventualmente allora, sarei tu a stasera, darmi... Stasera, siccome ho i capelli corti, sono cattivissimo proprio, sono arrabbiato. Va bene. Un minuto di tempo, 10 parole. E quelle del Liventino sono inserite all'interno di queste 10 parole. Vediamo se siamo pronti con il tempo. Sì. Ciandele. Candela. Suste. Molla. Spieli. Spiego. Ciandele. Candele. Sì. Ah, candele. Suste. Molla. Spieli. Specchio. Puina. Ricotta. Zinar. Ginar. No, ciandele. Candele. Suste. Molla. Spieli. Specchio. Puina. Ricotta. Ginar. Ciandele. Candele. Suste. Molla. Spieli. Specchio. Puina. Ricotta. Ginar. Gennaio. Ciandele. Candele. Suste. Molla. Spieli. Specchio. Puina. Ricotta. Ginar. La puina. Ginar. No. Ciandele. No, no, no. Allora, Zinar o Ginar? Dipende dalle zone del Friuli. Perché a me verrebbe da dire Zinar. Perché si scrive con la Z, però secondo le è zone genero. Del Friuli si legge Zinar, Ginar o Zinar. È il genero. Genero. E non siamo riusciti a darne nessuna qui di Liventino. Sì, sì, la puina. Ah, puina. Puina, che è una parola tipica veneta, che puina. È la ricotta. Allora, siamo arrivati quindi a... puina, quindi quattro le parole che sono riuscite a indovinare a Caneva. Vediamo Butrio come siamo. Sabrina, ha avuto la possibilità di vedere in diretta com'è? Come ti sembra? Sì, no, anche da casa la vedevo. Sì. E dipendendo dalle parole, no? Allora, vediamo sono parole se Butrio... facili, soprattutto quelle facciamo di Liventino. Facciamo comunque un applauso a Caneva, La busta numero 2 è per Butrio, quindi quando parte il tempo parto anch'io con le 10 parole. Vediamo se siamo pronti con il tempo, un minuto. Queste. La coscia. Gialinar. Gallinaio, dove si tengono brut. I polli. Brut. Brodo. Spuncion. Spulcion. Queste. E coscia. Gialinar. Gallinaio. Brut. Brodo o brutto anche la cognata? Sì, spuncion. Spuncion. Spuntone. Spuntone. Queste. Coscia. Gialinar. Gallinaio. Brut. Brodo. Spuncion. Spillo. Queste. Coscia. Gialinar. Gallinaio. Brodo. Sperone. Spuncion. Sperone. No, queste. Difficile. Coscia, Gialinar, gallinaio, brut, brodo, spuncion, io non la so, queste, coscia, gialinar, gallinaio, brut, brodo, spuncion, questa è una parola liventina, no? Sì. No? È una parola liventina, infatti siete messe in tutte e due alla quarta sì. Posizione, è la puntura. Perché? Ah, la puntura, giusto? Spuncion. Ci appare un spuncion. Ecco, una beccata, una puntura, dice sì, Luciano. Sì, sì, sì. E quindi tre le parole per Butrio. Tre. Queste, gialinare, brut. Poi vediamo qual è la vostra situazione, perché quattro sono le parole, sì, quattro le parole per Caneva e tre per Butrio. Ma c'è un telespettatore, pronto, 18-18. Situazione di parità tra Butrio e Caneva. Chi c'è? Buonasera. Pronto? Mi vede? Mi sente? Pronto? C'è o non c'è? C'è? Mi sente? Pronto? Guarda, pronto? Mi vede? Mi ricordo. Pronto? Non so, riproviamo? Pronto? Sento qualcosa? C'è o non c'è? Sì, pronto? Sei in diretta su Telefriuli, sono Alexis. Sentiamo un brusio, qualcosa, ma non risponde. No, riproviamo più tardi intanto. 18 punti per entrambe, fatemi un buon applauso, cercate di prendere, di essere carichi, però io
Quali erano le altre tre parole in liventino? Come non te le ricordi? Le altre parole in liventino? Allora, sì, adesso faccio finta di ricordarmelo, adesso le leggo brutalmente. Allora. Vediamo se le trovo anch'io, così... Allora, c'era puina, c'era talpon. Ah, sì. Che sarebbe il... Pioppo. Il pioppo, bravi, quelli di cane, lo sanno. E la parola più difficile, rumola. Talpa. La talpa. Però c'era una parola, sì, sia in friulano che in liventino. Esatto, e adesso ci arriviamo. Allora, c'era poi spuncion, putinot, che sarebbe... Pagliaccio. Il pagliaccio, il pupazzo. No, sì. Mai. E... mai. Beh, ma c'erano poi anche delle parole friulane, difficili. Beh, pipinot, e, putinot, e, mi ricordo. Tampedon. Il tampedon. L'arconcello. Che in friulano si chiama... L'arconcello, in friulano si dice? Buinch. Il buinch. Buinch. Oh, vedete che la signora lo sapeva. L'anno che là. Beh, era da meno parole, liventino. Questo non è il va bene. Va bene. Dai, comunque fatto comunque situazione di parità, 18 punti. Insomma, forse era più difficile anche questa sera il friulano, forse sì, beh, era entrambi più difficile. Ha tagliato i capelli più cattivo, Claudio, è lui che prepara le parole in friulano, il gioco in friulano. 0432-5735-17 per telefonarci e rispondere in maniera esatta, precisa, al domandone di questa sera. Lanciamo un altro domandone, cosa succede dalla regia? O è sempre lo stesso? Vediamo se è lo stesso, perché noi abbiamo due domandoni, però riproponiamolo, giustamente, per Angelo, riproponiamolo così la gente a casa si prepara e ci telefona. Sì? Sì? No? Mandiamo il domandone? Oggi è la puntata così. Allora, vediamo il domandone di questa sera, così... A cosa fanno riferimento i termini muglisano e tergestino? Allora, abbiamo detto che sono due dialetti, cioè il telespettatore è riuscito a dire che comunque uno arriva da Muggia e l'altro da Trieste, però vogliamo una risposta più precisa. Chiamateci allo 0432-573517, non diamo al momento suggerimenti. Assolutamente no. Perché, se no, ho tagliato i capelli per qualcosa, no? Chiamateci per darci la risposta esatta da Caneva, da Butrio, ma anche da altre zone della nostra regione. Mandiamo un altro dado virtuale, Sabrina? Chissà se dopo la musica e dopo lo sport troviamo un argomento dove tu puoi dire di essere forte, magari territorio, no, gastronomia, cultura generale? Chi lo sa, vediamo che cosa dice il dado virtuale. Vedo il dado virtuale? Sì, adesso sì. Ok, territorio. Facciamo un applauso alla regia questa sera che ha bisogno di un po' di carica. È pronto, cioè. Oh, allora, andiamo qui vicino, in una zona vicino a noi, cioè a Feletto. Quindi, domanda numero 12. Vogliamo sapere, la domanda numero 12, qual è il... significato del toponimo Feletto. 5 punti in palio, al via con le prenotazioni. Luogo del pungitopo, zona dei fichi, posto delle felci, luogo di agrifoglio. Allora, qual è la risposta? Non è Palazzolo dello Stella là, ma non importa. E la C, posto delle felci. Esatto, posto delle felci. 5 punti in più per Butrio. Perché posto delle felci, Claudio? Allora, posto delle felci perché semplicemente in friulano felet vuol dire felce, quindi molto molto semplice, quindi un felceto, questo dire. E, si avvicina a una marea di altri toponimi, quindi nomi di paesi, che fanno riferimento proprio alla vegetazione, agli elementi, da per esempio Fagagna, che è al posto dei faggi, visto che c'è stato qualche puntata fa a Fagagna, per andare fino a Muscletto, per esempio, dal muschio, e così via, vari, ce ne sono veramente tanti, Carpeneto e così via. Bene, allora mi raccomando, cercheremo magari, se non riuscite a telefonarci e a dare la risposta, cercheremo di essere un po' più buoni a questo punto, perché evidentemente...
C'è chi non ha ancora capito bene. Provare con un piccione viaggiatore? 0432573517 per dare una mano a Butrio o a Cane. Ma Butrio in questo momento è in vantaggio. Andiamo in pubblicità, ci ritroveremo tra poco a... Dove? Lo sapevo, tra poco. Eccoci qua, di nuovo assieme in diretta, lo sapevo. 0432573517 per telefonarci in diretta. www.telefruli.it per guardarci anche via streaming. Chissà se suo figlio si è accorto che è su Telefriuli. Non ancora. Qualche parente a Butrio sicuramente avrà dato indicato. No. Allora, in questo momento però Butrio in vantaggio. Vediamo nuovamente la situazione, perché Butrio, Sabrina è riuscita al momento... No, sì, Butrio 23, 18 Caneva. Quindi Sabrina al momento siete in vantaggio. La tua squadra è carica? Molto. Sì? Siete carichi o no? Sì! Però Caneva ha bisogno di essere un ricostituente. Di un ricostituente, l'ha detto lei, Luciano. Ma di che cosa avete, cosa mangiate a Caneva per tirarvi su un po'? Che cosa... Radici e fasioi con le frife. Ah, buono, buono, buono. È buono. Accompagnato con cosa? Sì, ovviamente da polenta. Ah, polenta, la signora ha detto. E un buon rosso, non buon disturba rosso. Mai. Ha cenato lei stasera? No. Ecco, per quello, ecco, per quello. Facciamo un applauso, Luciano. C'è una telefonata. Pronto, buonasera, anche parliamo. Buonasera, buonasera, sono Carlo da Butrio. Carlo, vede che bella voce, no? Giovane, esatto. Quanti anni ha Carlo? Ne ho 38-39. Beh, giovane, no? Cioè, non sa neanche lui qua. 38-39, beh, è giovane comunque Carlo. Allora, siamo sicuri che chiama da Butrio? Certo. Sì, siamo sicuri, bene. Allora, vediamo se sa darci la risposta esatta al domandone di questa sera, cioè a cosa fanno riferimento i termini muglisano e tergestino. Ci dica tutto. Sono sempre due dialetti, come disse il mio collega precedente di Butrio. Sì. Però, sono del circa del 1800, sono due dialetti che non si usano più, erano due dialetti romanzo, dialetto romanzo erano. Sì, possiamo prenderlo buono, nel senso che sono dialetti friulani, il friulano è romanzo, quindi va bene. Risposta esatta allora, dire, allegria! Ce l'ha fatto Carlo da Butrio! Mi saluti la presidente della Proloco. La presidente della Proloco di Butrio, che è questa bella ragazza bionda che è qui. Allora, adesso gliela inquadro, gliela faccio inquadrare con il microfono, prenda il microfono. Si chiama la ragazza? Raffaella. Raffaella, conosci Carlo? No. No? Non facciamo figuracce. No. Però intanto ti saluto educato. Grazie, ricambiamo. Ecco. Però non è detto che Carlo dai 15 punti a Butrio? Dal momento che non ti ha riconosciuto. Scusa. Ma se mi vede mi riconosce. Ah, e allora mandaci un selfie a sto punto, posta un selfie su Lo Sapevo, sulla pagina Facebook, e vediamo se ti riconosce a questo punto. 15 punti di dai a Butrio, siamo sicuri? Certo. 15 punti a Butrio, quindi... Grazie! Grazie! Bravo Carlo per aver chiamato, 38 punti Butrio, 18 Caneva. Grazie. Grazie, buona serata, grazie per aver chiamato. Complimenti per la trasmissione. Grazie, ci mandi il selfie perché siamo curiosi adesso. Va bene, grazie per aver chiamato. Allora, grazie. Caneva, mi raccomando, c'è un altro domandone anche, quindi mi raccomando, chiamate anche per dare una mano alla Proloco che è qui presente. Ma adesso, Butrio. Ah, lanciamo già il domandone, bene. Il secondo domandone. Qual è stato il primo concerto ospitato allo Stadio Friuli? 0432 573517. Chiamate per darci la risposta esatta. Qui si consultano pensando di dar loro la risposta, ma tanto è a casa che devono consultarsi e chiamare. Ma Sabrina, tu hai studiato un po' Caneva? Sì. Sì, i ragazzi, la tua squadra è pronta su Caneva? Sì, siamo pronti. Siete pronti? Allora io direi, speriamo. Claudio, di iniziare con una domanda su Caneva per Butrio e poi ci racconterai altre peculiarità legate a questo territorio.
Caneva è gemellata con due località straniere. A quali nazioni appartengono, Sabrina? Germania e Francia. Bravissima, sì, 5 punti. Ma è la signora però, eh? È la signora che lo sapeva. Sì, no, mi ricordavo Germania. Tenga col microfono però, signora, altrimenti a casa, a Butrio soprattutto, non la sentono. Ecco. Uno è Neumarkt-Sandweit in Baviera. Brava. E l'altro è una località sur Garonne, ma un nome strano. Meglian. Bravissima! Brava, sì. La signora avrà qualche non simpatia si offenda, a Canada. È una secchiona, incredibile. Bene, brava, intanto 5 punti li ha conquistati. Ci dicono che c'è una telefonata, vediamo chi c'è. Pronto, buonasera. Pronto, pronto. È in diretta, signora, non dica cose che non dovrebbero... Ecco, signora, è in diretta. E deve abbassare anche il volume. Niente, starà facendo da mangiare, non lo so. Niente, non c'è. Cioè, non sentiamo, riprendiamo la telefonata. Forse sta riproducendo il concerto delle storie Friuli dell'epoca. Vabbè, riproponiamo dopo, cerchiamo di risolvere questo problema. Vorrei, scusami, solo aggiungere un dettaglio, cioè la signora è bravissima, ha studiato, si vede, dopo la interrogheremo anche su Leopardi, Dante. E volevo solo specificare che quelli di Caneva non si fanno mancare niente, per cui oltre a due gemellaggi hanno anche un rapporto particolare di fraternità, quindi un mezzo gemellaggio anche con una località brasiliana. Sì. Quindi proprio andiamo alla grande... Fagundes Varela. Bravo, bravo. La sapeva il signore, sicuramente. La signora sapeva anche questa? No, sapevo che c'erano stati emigranti in Brasile. Cioè, non si può. Però col microfono non si può più nascondere niente. Ecco. Non si può allora, teniamo il microfono alla signora, visto che le sa tutte. Ecco. Un'altra domanda per Butrio su Caneva. Come si chiama il noto sindacalista e parlamentare nato a Fiaschetti di Caneva nel 1932? L'ho letto in questi giorni. No, lo devo dire a lei, però sì. Sì. Velocemente consultatevi, se qualcuno la sa, altrimenti ce la dirà Romanzin. Ce la dicono quelli di Caneva. Altrimenti ce la dicono quelli di Caneva, però non diamo punti. Gava? No. 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 No, no. No, non sappiamo. Gava è sindaco, dicono a Caneva. Allora, Luciano, vuoi darla tu oppure chiediamo a Claudio? Pizzinato. Pizzinato, Antonio Pizzinato. Antonio Pizzinato della CGIL, che è stato anche segretario generale appunto della CGIL, dopo, negli anni Ottanta, dopo il mitico Luciano Lama, che quelli che hanno qualche capello grigio ricordano bene. Allora, 5 punti ha conquistato Butrio in questo caso, quindi aggiungiamo 5 punti al punteggio. Ecco, 43 per Butrio, ma raccontiamo qualcosa in più su Caneva, con anche delle immagini che abbiamo appunto legate al territorio. Allora, diciamo subito che Caneva è ricordato e conosciuto soprattutto per alcune specialità, tra tante cose, ma anche alcune specialità, prodotti tipici. E uno in particolare è il figo moro, che non è, come uno potrebbe pensare, un bel ragazzo di colore, ma il figo moro è appunto una varietà di fichi particolare che si trova in quest'area. Ci sono dei motivi, nel senso che la zona, l'ambiente in cui sorge Caneva è un ambiente molto particolare, siamo alle pendici del Bosco del Cansiglio, è una zona molto molto ricca dal punto di vista naturalistico, e non c'è solo il figo moro, sono diversi prodotti, tra cui voglio ricordare uno che lo ricordo perché anche i signori di Caneva non hanno portato niente di questo, c'è il vino Verdiso, che è un vino bianco, viene fatto frizzantino, molto particolare, e a casa io lo bevo ogni tanto, stasera no. Dopodiché
No, scherzo, comunque. Dicevo, parlavo dell'ambiente del Bosco del Cansiglio, una zona, quella di Caneva, che siccome si trova proprio nella parte alta della pianura, nel primo passaggio, diciamo, verso il vicino Livenza, è una zona che è sempre stata storicamente molto popolata, una presenza da tempi antichissimi. Abbiamo, ad esempio, un sito palafitticolo che risale all'età della pietra, che è quello di Palù di Livenza, che è addirittura un sito tutelato dall'UNESCO. Poi abbiamo la zona, un villaggio dell'età del ferro, Col Castellir, abbiamo le tombe longobarde a Stevenà, quindi veramente Caneva, anche se poco conosciuto, in realtà è una località molto ricca. E c'è il, ovviamente più, oggi quello che risalta di più è il castello medievale, anche perché è stato valorizzato con la vicina pieve di Santa Lucia, è stato valorizzato anche con le manifestazioni promosse dalle associazioni dal Proloco di Caneva. E ogni prima domenica di luglio, se non sbaglio, c'è la prima e la seconda domenica di luglio, c'è la manifestazione legata al castello. E chiudo solo ricordando una piccola particolarità, una piccola chicca. A Caneva c'è zona anche storicamente di ciclismo, la zona tutta del Sacilese, c'è il museo del ciclismo che con oggetti di tutti i grandi campioni del ciclismo, più che non si sa perché non c'entra niente, più di Carnera, che non, ciclista non era, ma i guanti di Carnera, dice la Duilio Loi. Sì, sì. Bene, bene, dai, comunque eravate preparati, una domanda, la risposta l'avete data, quindi bene, 5 punti, però adesso vediamo se a Caneva hanno studiato Butrio. Ma prima vediamo chi ci telefona, chi ci sta chiamando, pronto, chi è in linea più che altro, pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Paolo da Butrio. Ah, tutti da Butrio chiamano stasera? Paolo, allora, lei sa dirci, lei chiamava per il domandone o voleva salutare Sabrina? Il domandone. Ah, ok, no, perché magari, chissà. No. Ma conosce qualcuno della Proloco? Sì, qualcuno sì. Qualcuno sì, qualcuno sì, il ragazzo dietro dice sì, va bene. Allora, qual è stato il primo concerto ospitato alla Stadio Friuli? Ridono a Butrio. Dovrebbe essere stato nel 1979 il concerto di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Bravo, è così. 15 punti. E se lo ricorda Claudio Romanzin. Io me lo ricordo perché ero già nato all'epoca e è il famoso tour Banana Republic che fece un successo enorme perché per la prima volta mise insieme questi due grandi campioni della musica italiana che prima non si erano mai esibiti insieme, quindi è stato un grande successo. Bene, bravo, perché la risposta è esatta, è 15 punti, a chi li regala, a Butrio o a Caneva? Prenderei proprio a Butrio. A Butrio, va bene, grazie, grazie per aver chiamato. Grazie a voi. 58 punti per Butrio, ma vediamo, perché non è ancora detto, perché il prossimo blocco è tutte da 15 punti e poi c'è anche il dado jolly se avete la possibilità, volete proprio giocarla tutta, ma vediamo se siete preparati su Butrio. Qui c'è qualcuno che ha studiato Butrio, la ragazza dai capelli biondi, ricciolini, con gli occhialini, qualcosina studia, tieni allora tu il microfono, dov'è il microfono? Ce l'ha il presidente della Proloco, tieni pure anche tu, così aiuti Luciano. Quando si festeggia il santo patrono di Butrio? 15 agosto. E sa dirci anche qual è il santo patrono? Santa Maria Assunta. Bravo, 5 punti sicuramente li ha conquistati. La sapeva Luciano. Anche quest'anno, quindi nel 2017, si rinnoverà la Fiera Regionale dei Vini di Butrio. Quale edizione sarà? Quale numero? 85. Ma che bravo, 85, bravo! È giusto, vero? 85? Quindi obbligato a venire, è invitato, Volentieri. Siete tutti invitati da Caneva, quelli, i ragazzi di Caneva verranno a Butrio e voi, insomma, se anche se dovessi sono amante del Tokai che non si dice più, ma io lo chiamo Tokai. Bene, bene, quindi a Butrio è benvenuto, tutta la Proloco di Caneva, naturalmente. Grazie, grazie. Vediamo, scusate, ho perso, chiedo alla regia di riproporre il punteggio perché l'ho perso, è stato così veloce, 58 punti per Butrio, 28 per Caneva, 30 punti perché sono i due domandoni effettivamente, però dai.
adesso conosciamo qualcosa in più su Butrio con le immagini che abbiamo preparato e poi ritorniamo in gioco e vediamo come andrà. Butrio. Butrio, ho studiato anch'io, eh? Sono un secchione un po' anch'io. Allora, Butrio al giorno d'oggi è conosciuto un po' in tutto il mondo, si può dire, per la presenza della Danieli, che è questo colosso internazionale, che non è solo però un'attività produttiva industriale, ma Danieli si lega anche comunque alla cultura con il premio che viene ogni anno fatto. Butrio ha, a parte un problema tecnico che ha purtroppo, che non sanno cosa significa il nome del loro paese, perché ci sono 50.000 interpretazioni molto diverse, ci sono delle interpretazioni, una leggendaria molto bella che dice che il nome verrebbe da una località vicino a Ravenna e sarebbe stata portata dai romani che si sono stabiliti. Comunque ci sono tante interpretazioni diverse, però la fama di Butrio, ecco, è dovuta in realtà a una cosa, mi perdoneranno, ma faccio riferimento alle mie esperienze giovanili, è dovuta a una canzone che è praticamente nella top 10 di tutte le osterie del Friuli, che è l'Om di Buri. Ah, sì, bella. Vero, l'Om di Buri. Non mi metto a cantare perché, siccome lei non vuole cantare, il signore vuole cantare Stellutis Alpinis, ma poi alla fine non l'ha cantata, allora anch'io per protesta non canterò all'Era un Om di Buri. E poi, tra l'altro, per l'argomento, magari in questi giorni è meglio non riproporlo, che non è il caso. Comunque è un hit che fa conoscere Butrio in tutto il mondo, in tutto il Friuli, chiedo scusa. Butrio, no, al di là degli scherzi, due cose molto brevemente su Butrio. Uno, il vino. La fiera che viene fatto ogni anno, che è stata citata prima nelle domande, ma anche la presenza delle cantine, tutte di grande qualità e che sono veramente qualcosa di molto più di semplici luoghi di produzione del vino. E poi una curiosità, Butrio ha nel suo piccolo dei veri campioni che sono i giocatori della squadra di baseball, il White Sox Butrio, che è nata quasi per caso su iniziativa di un giocatore di origine bolognese parecchi anni fa. Questa squadra nel 1975, quindi questo vuol dire che ho studiato, è addirittura stata promossa in Serie A. Quindi veramente direi un paese piccolo ma effervescente. Però non vogliono cantare. No, e nessuno canta questa sera. Però potrebbe esserci un colpo di scena nel corso di questa diretta. Vediamo se... Non ancora, sento già ronzii. Magari potrebbe esserci poi un colpo di scena, vediamo Claudio, perché questa è una puntata che può dove ci possono essere anche delle sorprese, cara Sabrina, non preoccuparti. Va bene. Non preoccuparti. C'è l'antidoping? Dopo la puntata, al termine della puntata sicuramente. Abbiamo sforato un po', quindi direi di andare in pubblicità per l'ultima volta. La riconoscete? Certo. Allora un Om di Buri. Con l'applauso però, eh. Beh, dai, un bel colpo di scena. Che poi questo Om di Buri era uno staccanovista, perché non l'ave mai a Thor, no? Senti, come un continua Frank, poi? Sempre ecco. Però col microfono alla signora, date il microfono alla signora, perché sì. La signora è davvero... No, scusate, c'è da censurare l'ultimo verso perché vi ho detto che non è il caso. No? Ah, per quello avete tolto il microfono alla signora. Andiamo avanti. Allora, andiamo in pubblicità per l'ultima volta, poi ritorniamo in diretta qui a Lo Sapevo. Mi raccomando, tutte domande da 15 punti. Caneva su, in pubblicità, adesso caricatevi. A tra poco. Eccoci qua, di nuovo assieme a Lo Sapevo. Butrio in grande vantaggio contro Caneva, ma non è detta l'ultima parola, perché quest'ultimo blocco è tutto con domande da 15 punti, ma poi se dovesse andare male, Luciano, tu sei su Facebook. Noi come proxy. Come proloco siete sì. Su Facebook, quindi tra un'oretta verranno inserite le vostre foto,
ma soprattutto se dovesse andare male, se dovesse finire così, c'è il ripescaggio che vale grazie a tutti i like sotto la vostra foto. Se voi ottenete il maggior numero di like venite ripescati. Avete tempo fino al 30 marzo per farvi votare, se dovesse andare male, eh? Quindi mi raccomando, la nostra, consultate sempre la nostra pagina Facebook, dove inseriamo anche i link dove trovare le puntate che volete rivedere, e anche la vostra naturalmente, che verrà replicata domenica alle 18. Allora, tutte domande da 15, però c'è una piccola aggiunta che voleva fare Claudio Romanzin, perché infatti mi ricordavo io di queste campionesse sportive. Mi ricordavo anch'io. Solo che qua hanno fatto partire la musica di Osteria e uno capisco in lui, no? Volevo solo aggiungere che, parlando di sport, eccetera, non possiamo dimenticare le sorelle Venturini, campionesse mondiali di bocce. Bravo, sì, a Butrio. Allora, vediamo se siamo pronti con il dado virtuale. 58 punti per Butrio, 28 per Caneva, tutte da 15, se Luciano le sai tutte, sto giro dovresti, potrebbe andare bene. Vediamo, qual è l'argomento? Ah, ok, quindi a questo punto scelgono l'argomento e lo facciamo scegliere a chi è in svantaggio, quindi a Luciano. Concentrato nella scelta dell'argomento che non ha capito qual era la canzone. È partita una canzone. Certo, abbiamo applaudito, la nostra. Butrio applaudito, va bene. Allora, qual è l'argomento? Tra territorio, enogastronomia, musica, sport o cultura generale? Enogastronomia. Ah, sei di buona forchetta? Come? Sei di buona forchetta? Sì, sì. Bene, sì, e allora? Si vede. Non volevo dire questo. Domanda numero 20. Enogastronomia. Quale tra questi dolci tipici triestini è di origine austriaca? 15 punti. Presnitz, Putizza, Kugeluf, Fave. Pronti con le prenotazioni? Si prenota Butrio. La terza, la C, la Kugel. Risposta esatta, 15 punti. Luciano, dai, che adesso lanciamo subito un altro dado. Ha paura, la no, signora, no, no. Date il microfono a quella signora tanto elegante là dietro. Date il microfono, vediamo se riusciamo a inquadrarla in qualche modo. Buonasera, cosa Buonasera, devo dire? Buonasera, lei come si chiama, signora? Nedda. Nedda? Sì. Nedda. Cosa mi diceva? Che ha paura di spingere quel pulsante rosso. Ma vada lì. Lei allora a sto punto. Santo cielo. Si lanci lei, vada lei. No, spinga anche lui. Sì, spinga anche lui, dai. Mi dà l'impressione che sia la moglie. Così. No, non lo so. Attenzione. Solo non nel contesto medievale. Ci è arrivato quasi. Ci è arrivato quasi. Allora, lanciamo un altro dado virtuale e poi ricordiamo qualche iniziativa delle due Pro Loco. Ma adesso ritorniamo in gioco, visto che Caneva ha bisogno di punti. Vediamo qual è l'argomento. Cultura generale. Ah, beh. vabbè, però io devo farti la domanda prima, Luciano. Allora, vediamo. Sì, sì. La 25, io faccio la domanda, leggo la domanda e poi prenotatevi. La numero 25, qual è il lago più grande al mondo? 15 punti. Mar Caspio, Lago Superiore, Lago Vittoria, Lago... vai Luciano, si è prenotato. Mar Caspio. La risposta giusta, 15 punti. Allora, nel frattempo facciamo tutti i calcoli. Ricordiamo qualche iniziativa con il presidente della Pro Loco di Caneva, Pietro. Ricordiamo una delle prossime vostre iniziative. Allora, abbiamo appena terminato il Panevin Grant, che è uno dei più alti del Friuli Venezia Giulia. Prossimamente... Dovremmo avere anche delle foto legate alla Pro Loco di Caneva. Sì, prossimamente abbiamo Carnevale in piazza in collaborazione con l'amministrazione comunale. Poi abbiamo il Pagalosto, l'ultima, ecco, questo è l'albero di Natale, stiamo costruendo l'albero di Natale, una delle iniziative che abbiamo fatto durante il periodo. Questo è il calendario
Lunario che abbiamo presentato con quello è del 2015. Ci racconti le iniziative anche se scorrono le foto, perché altrimenti qua non finiamo. Ecco. Sì, poi facciamo Pasquetta in il Pagalosto, che è un gioco con le bocce che si svolge lungo le stradine del paese. Poi abbiamo Pasquetta in Castello, poi abbiamo il Castello in Festa, che è la manifestazione clou dell'associazione. All'interno di questo Castello in Festa, che si svolge generalmente in 15 giorni, ci sono diverse iniziative. C'è una serata culturale, la cena medievale molto importante, con ricette tipicamente medievale, originale da Martino da Como, che era un cuoco patriarcale. Poi c'è la giornata medievale con circa oltre un centinaio di figuranti con abiti rigorosamente dell'epoca, fatti a mano dalle nostre sarte. Abbiamo un gruppo sartoria che lavora tutto l'anno per costruire questi vestiti, questi costumi per la rappresentazione, eccoli qua, li vediamo, per la giornata medievale. Poi abbiamo la giornata del tipicamente friulano con l'eccellenza del nostro territorio, figo moro, l'olio, il vino, eccetera, il secondo weekend. Poi abbiamo Adventus, che è in collaborazione con la Neumark Sandveit, e dopo abbiamo per finire Santa Lucia in Castello con i presepi e la presentazione del lunario. Beh, insomma, avete tante tante iniziative. Andiamo a Butrio con Raffaella, che ci racconta alcune delle vostre iniziative. Ci avete parlato anche delle foto che fanno riferimento alla vostra Proloco. Sì, buonasera a tutti. Il primo impegno è la Fiera dei Vini, 9, 10 e 11 giugno. Quest'anno, come abbiamo detto prima, arriva l'85esima edizione ed è un'iniziativa in collaborazione con il Comune di Butrio. Poco più avanti, a luglio, le Ballonade, che è un torneo sportivo organizzato dai giovani, e a fine luglio, sempre in collaborazione con il Comune di Butrio, le finali Vini Buoni d'Italia, che vedrà poi la presentazione della guida il prossimo dicembre. Queste sono le nostre iniziative che abbiamo già confermato in calendario e le altre le stiamo ancora definendo. Bene, comunque vediamo alcune foto che fanno riferimento alla Fiera dei Vini. Sì, esatto. Ecco. Bene, allora, intanto questa sera al momento siete ancora in vantaggio, credo che avremo ancora la possibilità di lanciare un dado virtuale e quindi credo che ormai Butrio può dirsi già vittoriosa, quindi 73 punti, 43 camera. Ma lanciamo l'ultimo dado virtuale, Luciano, vedi? Ecco. Sport, vediamo se siamo sportivi. Domanda numero 5, ed è l'ultima, 15 punti in palio. A quante Olimpiadi ha partecipato Margherita Granbassi? 15 punti. Quanti? A, B, C o D? Nessuna. Una, due o tre? Nessuno si prenota? Nessuno tenta? C'è Claudio che mi dà i suggerimenti, ma cosa volete di più? Vabbè, niente, nessuno si prenota, quindi do io la risposta. Era una a Pechino 2008. Niente, allora fatevi comunque un applauso. Allora, Luciano, io direi 73 punti per Butrio, 43 per Caneva. A questo punto dobbiamo dire ufficialmente che Butrio sfiderà Dignano il 16 marzo, quindi preparatevi su Dignano che mangerete sicuramente un buon fricco, là. Mentre Caneva con Luciano adesso dovrà dire qualcosa. Luciano, ma io direi alla signora, così Paolo Bassi adesso si avvicina a me, così magari inquadra la signora, la signora là dietro, perché voi dovete fare in modo che su Facebook arrivino tanti mi piace. Pagina. Signora, provi a dire qualcosa su Caneva, sulla vostra Proloco, che possa portare più punti possibili, più like su Facebook. Lei è su Facebook? Sì. Io sono su Facebook, sì. Lei è su Facebook, vuole anche, dire nome e cognome? Anche tutti noi qui presenti siamo su Facebook, quindi possiamo tramandare tutte le foto. Taggarvi, si dice, sì, taggarvi. Sì, condividere. E anche condividere, sicuramente, e i nostri amici potrebbero fare, cliccare anche loro e condividere anche loro con noi insieme, quindi più pigiate quel pulsantino e più punti prendiamo. Più pigiate, mi raccomando, vedete di pigiare. Fracca il bottone di slamare a venire.
brava. Strucca il bottone. Strucca il bottone. Bene, facciamo un applauso agli amici di Canva. Grazie per essere stati in nostra compagnia. E diciamo ufficialmente che Butrio passa questa sera, vince. Quindi fatemi un super applauso, perché Butrio passa la seconda fase. Grazie a Claudio Romanzin. Claudio farà un po' di riposo. Adesso sì. Cos'è? Anche perché ho scoperto che c'è la secchiona qui che può prendere il mio posto tranquillamente, che è stato studio tutto, e quindi io vado tranquillo in ferie 2 settimane. C'era una musichetta che forse ricordava quello che aveva chiesto. Ah, è sempre quella, niente. Avete vinto e quindi giustamente è questo il vostro inno, l'inno nazionale per Butrio. Allora, io ringrazio Claudio Romanzin, ringrazio le due proloco presenti, Butrio Caneva, grazie anche alla regia con Pierangelo Butazzoni, Gian Domenico Ricci, Davide Nicolicchia, Carlotta qui con me assieme a Paolo Bassi, quindi grazie a voi per l'attenzione. Ritorniamo la prossima settimana in sfida Spilimbergo e Cividale. Continuiamo fino ad arrivare naturalmente al secondo turno che partirà il 16 febbraio, ma voi preparatevi per il 16 marzo su Condignano. Grazie per l'attenzione e buona serata.